Buongiorno, oggi parleremo del PSR e del ruolo dei consorzi di garanzia. Prima di esaminare come è possibile finanziare un investimento PSR e le varie tipologie di garanzie richieste, è necessario esaminare lo scenario in cui operano le aziende agricole. Gli interventi legislativi entrati in vigore nel corso degli ultimi anni hanno offerto all'imprenditore agricolo nuove possibilità ed opportunità di sviluppo. Il programma di sviluppo rurale, PSR, costituisce un'importante opportunità attraverso la quale promuovere ed avviare processi di sviluppo finalizzati a traghettare l'impresa agricola verso il futuro. Anche i PSR quindi si stanno modificando e richiedono la capacità di avere un progetto ben definito e sostenibile, aspetto molto importante anche per accedere ad un finanziamento bancario o di terzi. Negli ultimi anni il sistema finanziario percepisce il settore agricolo e le attività ad esso collegate come un settore sempre meno rischioso e quindi più sicuro in termini di finanziabilità bancaria. Tuttavia, essendo la valutazione bancaria, quindi il cosiddetto merito di credito, basato sui bilanci dell'azienda, rileviamo che solo il 5% delle imprese agricole iscritte presso la Camera di Commercio compila un bilancio di esercizio. Di contro, sta aumentando l'utilizzo delle fonti di finanziamento esterne, generando un cambiamento nel rapporto tra il sistema bancario e il mondo imprenditoriale agricolo. Nasce quindi l'esigenza di esplicitare all'istituto di credito non solo gli attuali punti di forza e di debolezza dell'azienda agricola, ma soprattutto l'impatto che l'investimento PSR apporterà all'assetto aziendale. Occorrerà quindi redigere un elaborato che possa dimostrare la concreta possibilità di realizzazione del progetto, ovvero il cosiddetto business plan. Il business plan quindi è uno strumento necessario innanzitutto per sviluppare un'idea imprenditoriale di partenza, quell'idea da cui nasce effettivamente l'esigenza di sviluppare tutto il progetto PSR. Serve quindi per avere un accesso al credito consapevole e quindi progettuale. Facciamo l'esempio di avere di fronte a un investimento PSR di complessivi 250.000 euro e per questo investimento la Regione riconosce un contributo di primo insediamento di 60.000 euro e un contributo PSR ipotizzato al 50% dell'investimento, quindi pari ad euro 125.000. Nella sottostante tabella invece andiamo a rappresentare a destra il totale dell'investimento, abbiamo detto 250.000 euro, a cui ovviamente aggiungeremo l'importo IVA,